Benvenuti in questo appuntamento per analizzare i dati che ci fornisce giornalmente il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. I dati, è bene ricordarlo, sono raccolti ai fini dell'elaborazione grafica e non devono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali. L'elaborazione grafica, lo ricordiamo, del servizio stampa della Giunta regionale d'Abruzzo, in particolare del nostro collega Fabio Sciarra. Vogliamo analizzare con voi questi dati, dicevamo, e lo facciamo con l'aiuto di un esperto. Lo facciamo con l'aiuto di un epidemiologo, è il professor Marco Valenti, docente di metodologia epidemiologica dell'Università dell'Aquila, che saluto. Grazie, professore. Buonasera, buonasera, Benvenuto. grazie dell'invito. I dati degli ultimi giorni, professore, dei nuovi contagi mostrano quello che oggi ci piace definire uno spiraglio di speranza. Sicuramente non dobbiamo abbassare la guardia e nel momento in cui parliamo, giovedì 2 aprile, i casi accertati in Abruzzo sono purtroppo 1.490. Li leggiamo insieme rispetto a ieri. I morti accertati sono 133, più 10 rispetto a ieri. Professore, cerchiamo di capire cosa sta succedendo in Abruzzo rispetto anche al resto d'Italia e in che fase siamo del contagio Covid-19. In sostanza, come dobbiamo interpretarli questi dati? Allora, i dati di cui lei ha parlato, ci danno una misura dell'attuale impatto dell'epidemia sul sistema sanitario abruzzese, pur essendo dei numeri assoluti, quindi non degli indicatori epidemiologici in senso stretto, ci danno tuttavia una sostanziale misura del dimensionamento del fenomeno. L'andamento attuale, che poi è la cosa più significativa che noi possiamo osservare, è che il numero di casi si aggiorna giornalmente con un certo numero di nuovi casi incidenti, cioè nuovi casi di malattia, ma non sta assumendo quell'impatto di curva ad alta crescita esponenziale che tutti temono. Cioè, in altri termini, abbiamo un incremento sostanziale dei casi, ma all'interno di un modello di previsione che ci consente di immaginare il raggiungimento di un plateau in un tempo ragionevolmente breve. Ecco, professore, volevo analizzare con lei un dato che ci sembra significativo, la curva dei contagi per singole province e distribuzione per ASL di riferimento. Perché queste differenze tra le diverse province abruzzesi? Come si potrebbe spiegare? Ma allora, i dati effettivamente mostrano una disomogeneità della distribuzione sul territorio regionale molto importante. In particolare, quello che si nota è che la provincia dell'Aquila, con 140 casi ad oggi, è certamente la provincia più protetta in questo momento dalla diffusione del virus. Come si può spiegare? Ma intanto dalle diverse caratteristiche strutturali proprio dei territori provinciali abruzzesi e da alcuni specifici eventi che sono accaduti durante la settimana scorsa in alcune zone che hanno richiesto poi dei provvedimenti di inclusione in zona rossa e che hanno determinato un'impennata su Teramo e Pescara. Il discorso della provincia dell'Aquila è interessante per una serie di ragioni. La prima sicuramente è perché la densità popolazionistica della provincia dell'Aquila è molto molto più bassa rispetto alla densità popolazionistica delle altre tre province abruzzesi, anche di due o tre volte tanto. Se si pensa che la densità media della provincia dell'Aquila sono 59 abitanti per chilometro quadrato, mentre la densità di Pescara è di circa 160 abitanti per chilometro quadrato. Quindi questo è un indicatore della potenzialità del numero di contatti che un cittadino residente in una provincia può avere rispetto a un residente in un'altra provincia. Questa spiegazione è parziale in realtà, ecco perché poi le circostanze legate all'esplosione di focolai epidemici locali sicuramente hanno avuto un ruolo molto significativo.
Ecco, parliamo invece della provincia di Teramo, quello che è avvenuto tra il 24 e il 26 marzo, mi sembra di ricordare, per la provincia di Teramo con una impennata, può essere legato a suo avviso a quanto avvenuto all'ospedale Mazzini e poi alle zone rosse che sono state istituite? Ci può essere un collegamento in questo senso? Guardi, io non ho una conoscenza specifica della numerosità dei casi che sono stati riscontrati nell'ospedale. Quello che è certo è che la zona rossa sicuramente ha inciso in termini di incremento sostanziale dei casi. D'altra parte, se guardiamo nell'infografica l'andamento dei casi nella provincia di Teramo, che nel grafico sono rappresentati dalla curva in giallo, si noterà certamente una impennata brusca che riporta la curva quasi ai livelli di esponenzialità nell'arco di 4-5 giorni consecutivi. Dopodiché, fortunatamente, la curva è tornata a riprendere un andamento che si discute tutte e quattro le province. In particolare, ripeto, per la provincia dell'Aquila, che non ha mai conosciuto, diciamo, nell'evoluzione della casistica un incremento nettamente esponenziale, neanche nelle fasi iniziali, mentre per Pescara e per Teramo questo fenomeno si è visto, per Chieti un po' meno. Quindi questo ci fa pensare che ci sarà ancora un incremento di casi purtroppo ancora significativo e impattante, soprattutto sul sistema sanitario. In questo entriamo nel campo della modellistica epidemiologica e qui forse ci si avventura su stime che non sono necessariamente ancorate ai dati reali. Certo, invece il numero dei tamponi abbiamo visto che aumenta costantemente nel corso del tempo, e quello dei casi positivi, dopo aver superato forse intorno al 26 marzo la curva, sì, della crescita esponenziale, diminuisce la pendenza. Questo ci, sì, fa capire come mai possiamo parlare di cauto ottimismo sull'andamento dell'epidemia in Abruzzo. Quello che noi possiamo vedere nell'infografica corrispondente, dove c'è in parallelo la curva sull'andamento del numero di tamponi eseguiti, che anche qui è un numero assoluto, quindi di per sé non ci aiuta molto a dare un'indicazione del fenomeno, mentre il dato sul numero di casi è interessante, perché si vede chiaramente dalla impostazione della grafica che la nostra curva dei dati reali abbandona ad un certo momento, che è collocabile fra 5-6 giorni dietro rispetto ad oggi, il modello esponenziale e tende ad un appiattimento. Questo appiattimento, diciamo, è un po' l'effetto anche della rappresentazione di scala, ma si può in effetti vedere anche su un altro grafico che avete elaborato, tra l'altro mi complimento per la qualità della grafica, anche con il vostro ufficio, si vede chiaramente che dopo una impennata dei casi che c'è stata all'inizio, i nuovi casi negli ultimi giorni tendono a crescere, ma sul modello, come dire, che va lentamente verso un plateau. Questo lo si nota anche se andiamo a guardare, per esempio, l'aumento percentuale o anche espresso in numeri assoluti dei casi, che può essere visto giorno per giorno. Si vede come negli ultimi tre giorni, quattro giorni, i numeri siano sostanzialmente appiattiti intorno ad un certo valore di alcune decine di unità per giorno. Ora, è troppo presto per stabilire se ci sia un trend in questa direzione. Io non voglio apparire rassicurante, perché non ci sono le condizioni per esserlo dal punto di vista metodologico. Tuttavia, una serie di quattro giorni consecutivi che si colloca sull'ordine di grandezza delle decine di nuovi casi e non delle centinaia di nuovi casi, mi sembra un dato molto interessante dal punto di vista epidemiologico e che può aprire qualche prospettiva. Bene, bene professore. Le misure quindi stringenti di contenimento sembrano dare i primi risultati a questo punto. Bisogna comunque continuare ad adottare norme e comportamenti adeguati, questo lo ripetiamo, dobbiamo restare a casa, dobbiamo farlo affinché il virus smetta di riprodursi e circolare, ed è un virus molto rapido. Fino a quando però, lo chiedo a lei, dovremo stare attenti? Lei riesce a fare una previsione? Guardi, io le posso...
inglese, una delle strutture eccellenza mondiali per l'epidemiologia, ha fatto una stima sul numero di morti che abbiamo evitato in Italia alla data del 31 marzo grazie al lockdown, cioè alla chiusura generalizzata. Questa stima parla di 38.000 morti evitate a fronte delle 13.000 che purtroppo hanno colpito il nostro paese. Quindi ci dà una misura di quanto queste misure normative che appaiono fortemente restrittive di tante libertà, attitudini personali, in realtà sono estremamente protettive su scala di popolazione. Quindi finché non avremo dei dati che consentono di stabilire che siamo lontani da uno sviluppo di natura esponenziale delle curve di crescita del contagio, fin quando non comincerà a scendere sostanzialmente, è non solo opportuno ma obbligatorio che le misure di contenimento e di distanziamento siano mantenute. Difficile fare una stima ad oggi. Certamente, come ha detto anche il Presidente del Consiglio Conte, per tutta la prima metà di aprile non c'è alcun dubbio che le cose debbano continuare come continuano. Se vuole una mia ipotesi personale, io ritengo che tutto il mese di aprile dovrà andare in queste condizioni di gestione della nostra vita quotidiana. Verso fine aprile si comincerà a capire se siamo veramente usciti dal tunnel. Bene, quindi restiamo a casa, professore, rispettiamo le regole perché lo sappiamo. Grazie professore. Grazie a voi. Noi speriamo di poter contare ancora sul suo contributo anche nei prossimi giorni per poter tornare insieme a commentare i dati regionali ufficiali. Ci farebbe molto piacere, così avremo l'andamento delle curve per qualche giorno in più e sarà ancora più indicativo. Bene, grazie professore. Grazie per la grafica ringraziamo anche il collega Delindo Paolucci che si occupa della raccolta giornaliera dei dati e della loro pubblicazione. Grazie a tutti e a presto. Grazie professor Valenti. Grazie a voi, buonasera.